Buongiorno amici del canale. Ho avuto la fortuna di trovare questo bel pezzo. Non è antiquariato, non è neanche vintage, però è un bel pezzo che arriva da una fabbrica. Conteneva delle vecchie fustelle, quindi non è una delle belle, amate, ricercate cassettiere da tipografo che spesso abbiamo la fortuna di trovare da qualche antiquario. Questo era un mobile utilizzato in una fabbrica e conteneva delle fustelle che probabilmente utilizzavano per tagliare, confezionare, chi lo sa cosa. L'ho comprato per pochi soldi, ma lo devo colorare. Non è un mobile di pregio, quindi anzi, lo si vede anche dal piano, che è proprio un truciolato, plastificato. Il legno c'è ed è sotto, però lo coloro, perché quel marrone proprio non mi garba. Quindi daremo una mano dappertutto di Dark Sand, un colore che alleggerisca, che dia un aiuto a queste belle forme. Ma prima di tutto voglio attaccare sul bordino il mio cordone, perché mi darà sicuramente un aiuto a togliere via il truciolato che si intravede, che è proprio bruttino. Non voglio assolutamente spendere soldi per cambiare il piano, non ho voglia di farlo, anzi, starà benissimo, ma mettendo un cordoncino ai lati, codice TR720, avrò la soluzione. Due passi, due minutini e il mobile sarà bellissimo. Partiamo. Parto scaldando bene il mio fregio con un phon termico. Se non ce l'avete, no problem, avete il phon per capelli, caldo, caldo, caldo. Ricordate, più scaldate, più tempo ci mette a raffreddarsi e più tempo avete per essere magari morbidi, agevolati nella posizionare il fregio. Se avete voglia, su una superficie come questa, dove comunque la superficie su cui mettere il fregio è veramente lunga, ampia, e io non voglio magari stare a fare mappia e aspettare che mi si incolli bene per poi andare avanti a srotolare, potete anche pensare di scaldare, sì, partire a metterne un pezzo e con un chiodino fissare alcuni punti. Io per esempio adesso utilizzo la mia sparachiodi, che è fenomenale, e il chiodo va talmente dentro che neanche si vede. Quindi partiamo scaldando, così lo ammorbidiamo, iniziamo a fare un pezzo di cordone attaccando e poi pian pianino lo saldo alla superficie. Il mio phon arriva all'incirca oggi ai 350 gradi, quindi l'ho impostato a 350 gradi, ma come vi dicevo non è indispensabile avere un phon termico, ci metterete sicuramente un pelino di più, ma non importa, non si acquista il phon termico apposta per mettere un fregio, se ce l'avete già, ben meglio. Vedete che io pian pianino ammorbidisco, perché scaldando i nostri fregi in pasta di legno diventano molto malleabili. Mi raccomando, non pensate che i fregi in pasta di legno siano tutti quanti uguali, perché purtroppo molti sono fatti con delle colle e dei leganti tossici che una volta riscaldati possono fare molto male alla salute. Quindi non pensate che un cordone valga l'altro, un fregio valga l'altro, perché non è così. Dietro ci sono delle certificazioni molto serie da rispettare. L'ho scaldato abbastanza bene, guardate. Quindi partiamo. Arriverò all'incirca fino all'angolino e poi vado avanti pian pianetto, quindi mi srotolo una percentuale di cordone che mi arrivi all'incirca qua. Gira, colla. Mi sono già messo un po' di mille chiodi, la Constract utilizzo, è ottima. Me la sono già messa qui e io la spalmo direttamente sul bordino. Così faccio ancora prima. E questa superficie è molto porosa perché appunto è un impiallicciato molto poroso ed è importante capire che bisogna aggiungerne un po' di più, perché se va giù, se la beve o comunque l'assorbe, io non rischio poi di non avere la colla. Me la sono messa su questo piattino per essere agevolata nella stesura. Sicuramente il cordone, raffreddandosi ora, si sta leggermente indurendo, quindi prima di partire ad applicare il cordone sulla superficie, un po' per volta dovete riscaldarlo nuovamente. Ricordate che la colla può essere messa sia sul supporto, sul mobile, che sul cordone. Io oggi ovviamente l'ho messo qui perché sono più facilitata anche nell'applicare il fregio. Scaldo ancora un pochino, un pelino, poco.
trucco perché tanto è ancora leggermente tiepido, non mi serve troppo calore. Mi avvicino, lo fisso e ho cercato proprio un cordone che fosse congeniale alla struttura del mio mobile e al restyling che andrò a fare. E ho la fortuna con la mia sparachiodi di avere la possibilità di fissarlo in modo preciso, veloce, netto, senza fare nessun tipo di fatica. Aspetto, lo piego e riparto. Scaldo in modo che io possa aprire il cordone senza spezzarlo per continuare a mettere la colla, perché altrimenti se io adesso faccio un movimento brusco lo spezzo e non voglio. Quindi lo ammorbidisco per benino. Riparto subito, colla alla mano, vedete? E voilà. Così non ho fatto fatica, ho potuto riaprire velocemente questo punto e posso continuare a mettere la colla in modo veloce e versatile. Ricordate che poi la colla, una volta che torna a essere fredda, diventa trasparente, quindi non vi preoccupate se sbavate un pelino. Adesso vi faccio vedere come togliere gli accumuli di colla, sì, però tranquilli che potete anche, diciamo, essere rilassati nella stesura, perché tanto poi diventa trasparente. Voilà, vediamo se è ancora abbastanza malleabile, se non lo riscaldiamo un pelino e andiamo avanti. Ce la faccio. Uno, due, tre, quattro, cinque. Vedete? La colla in eccesso esce. E io ho due alternative. La posso lasciare oppure prendo un pennellino con un pochino di acqua e posso inumidire. In questo modo, inumidendo, posso direttamente togliere via la colla in eccesso e non avere nessun tipo di rigolo. Rimarrà una superficie perfetta, pulita, liscia, 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 liscia. Guardate. L'acqua aiuta a togliere perfettamente qualsiasi residuo di colla. Continuo. Qua devo scaldare bene 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 perché devo fare la curva. Quindi devo fare attenzione ad avere il fregio molto morbido ed elastico in modo da non creare delle crepettine. Scaldo leggermente fino ad arrivare alla quantità di fregio che mi serve per fare bene 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 la curva. Facciamo bene il gomitino. E voilà, veramente bello bello bello. Due punticini che mi tengono fermo il mio fregino. Perfetto. Magari non mi serve, ma magari sì. Io sono stata attenta a mettere il cordone a filo, a filo, a filo, a filo. Ma nonostante questo, vedo che in alcuni punti è un mezzo millimetrino che sborda. E nel futuro vi potrebbe dar fastidio. Quindi prendete una spugnettina abrasiva e ora che il cordone è bello saldo la superficie, diamo una carteggiatina. È un bel effetto perché vi sembrerà, una volta colorato, che il cordone sia proprio parte integrante del mobile. E lo ammorbidirà anche leggermente questo passaggio. E in più, quando poi passerete la manina, sentirete il sottalino. Quindi è un piccolo passaggio che non costa nulla, ma che secondo me conviene fare. Thank you.
stendo la prima mano pura su tutta la superficie, quindi su questa superficie plasticata, brutta, sul cordone e sulla parte sottostante che è del legno verniciato. Ovviamente sempre solo con Magic Paint, pura su tutta la superficie. Uso Dark Sand, che è un sabbia molto molto bello e coprente. Quindi parto con un colore semifreddo che starà benissimo con le decorazioni che faccio tra un po'. Uso l'Elizabeth Big, che è un bel pennello con la setola molto morbida e che mi aiuta assolutamente a stendere, coprendo bene la superficie, senza sprechi, e decidendo di avere o non avere la pennellata, perché lo decido io. Guardate come copre. E qua ho plastica sotto, fate attenzione. Ovviamente stende bene la tonalità. Facciamo sempre la nostra pennellata incrociata, stende bene la tonalità di colore, ma soprattutto fa aggrappare bene al 100% il colore alla base, un pennello eccezionale. Ora io stendo in lunghezza, come sempre, e poi alla fine liscio la superficie. Questo è il miglior metodo che si ha per non fare, diciamo, segni brutti antiestetici sulla superficie quando si dipinge. Guardate, eh? Ora basta prendere da un lato e allungare. Allungando in questo modo la pennellata, quando asciuga sembrerà la vena del legno, non colore. E vi assicuro che il grip alla superficie, anche se plastificata, è pazzesco, attacca benissimo. Continuo sempre in lunghezza. Seconda mano, sempre pura. Potete scegliere di continuare con il pennello Elizabeth o anche usare un pennello classico ovale. Lasciano una bella pennellata e a me piace l'idea di avere una bella pennellata marcata oggi. E guardate la coprenza, pazzesca. Ovviamente, è inutile dirlo, la seconda mano è quella definitiva. La coprenza eccezionale, velluto, e sembra legno, non sembra più plastica. Stupendo. Sembra veramente un piano in legno. Ecco qua.
Il prossimo step sarà decorare tutta la nostra bellissima cassettiera con questo stencil. È, secondo me, la decorazione è completamente in contrapposizione con la struttura del mobile, con le sue forme, ma nel passaggio successivo, quando scrosteremo, antichizzeremo, capirete perché l'ho fatto. Quindi utilizzeremo questo bellissimo stencil che andrà riproposto attaccando appunto con lo spostamento le varie decorazioni e si chiama Jardin des Tuileries. È uno stencil veramente veramente bello, soprattutto perché i suoi disegni sono molto grandi e d'impatto, quindi quando voi avrete il mobile completamente decorato da distante vedrete una decorazione eccezionale. Voglio fare questo stencil utilizzando una miscela di Sunset Blue e Monsieur, perché non voglio un colore troppo grigio come il Sunset Blue, ma neanche troppo ottaneo come il Monsieur. Voglio la perfetta miscela tra tutti e due. Parto dal Sunset, perché è la tonalità che mi interessa assolutamente avere di base. Lo metto un po' qui. Occhio che dobbiamo fare tutto lo stencil su tutto il mobile, quindi ne userò di colore. Ok, e aggiungo un goccino di Monsieur, perché mi dà quella nota vibrante che oggi mi serve. Poco. Giro e cerco di capire quando mi piace la tonalità. Ho bisogno di avere un po' di quella freschezza che solo il Monsieur ha. Vedete che è leggermente più forte? Con un goccino. Voilà. Basta così, basta. Ora mi tengo vicino sia il pennello per stencil più grande che il pennello a punta, perché ho la cassettiera che ha tanti dislivelli con i cassetti, quindi potrebbe servire un pennello che da scarico vada un pelino più in profondità, quindi me li tengo vicino entrambi. Mi devo tenere ben vicino anche un pezzo di carta che mi aiuti a scaricare bene bene il pennello tamponcino per evitare di colare sotto. Quindi partiamo. Giro ancora bene bene il mio composto di colore con il pennello, grazie Emma, perché sapete, in questo modo le setole raschiano il fondo e quindi miscelano ancora meglio i pigmenti. Ed ecco qui, è una tonalità pazzesca. Elegante, raffinata come il Sunset Blue, ma ha quella nota vibrante, fresca del Monsieur, dell'ottanio. Perfetto. Poco colore, mi raccomando, lo stencil va fatto con poco colore. Si scarica ancora e si parte picchiettando dall'alto verso il basso. Ovviamente io qui avrò tanto da colorare perché questo stencil è molto grande nei disegni. E picchiettando vado in profondità, evitando però di andare sotto il disegno. Questa è la motivazione per cui uno stencil buono va fatto piano, con calma, con studio e ragionando. Ecco qui, continuo col mio bel disegno. Se invece poi avete a un certo punto, come me, degli incavi molto profondi in cui non riuscite ad andare col tamponcino, potete tranquillamente prendere il pennello a punta, scaricate bene 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 il colore in modo che non ne sprechiamo neanche un po' e scaricate ulteriormente. Ma il pennello a punta vi aiuterà a essere precisi ed andare anche dentro, evitando però di andare sotto lo stencil. Chiaro che deve essere scarichissimo e bisogna andarci piano, picchiettando sempre da sopra. Piano piano, con calma, andiamo avanti e lo riposizioniamo su tutto il mobile. Alziamo e facciamo vedere com'è venuto. Wow, molto d'effetto. Ora prendiamo il nostro stencil e lo riposizioniamo qui, facendo coincidere bene 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 il nostro, la corolla del fiore, perché è stata studiata apposta questa corolla per essere riposizionata. In questo modo è ancora più semplice. Ecco qui, tu ci sei? Sì. Da sopra? Ci siamo. Perfetto, guardate qui. Il disegno in alcuni punti ha questa righina che sovrappone, è per noi importantissimo. Lo riposiziono con lo stesso scotch, la corolla sovrappone e via.
è stato fatto apposta questo piccolo dettaglio della corolla, in modo da poter sovrapporre bene lo stencil e essere sicuri di essere sempre dritti. Avanti. Questo stencil è bellissimo, non ve lo aspettavate, su un mobile così, diciamo, austero, industriale, un tocco così chic. E però devo comunque contemporaneizzare questo stile, quindi una botta di decapè devo dargliela. Per questo qui la mia levigatrice, che ho collegato sapientemente al mio aspirapolvere, perché sono dentro e non voglio far troppa polvere, e darò, diciamo, un'anticatura nelle parti più esterne, dove ci sono i cassetti, i bordi, e andrò ovviamente a ticcare anche un pochettino il disegno, ma non troppo, perché non voglio cancellarlo assolutamente. Mascherina, comunque, perché un po' di polvere la faremo comunque, e antichiamo, e mamma aiuta. Questo mobile serve per catalogare dei fogli e quindi per me è indispensabile il fatto che i cassetti abbiano un numero, anche perché i cassetti sono tanti. Tra una cosa e l'altra quanti sono? 24? 24 cassetti, quindi se ogni volta devi andare a pensare che quel foglio nel cassetto numero 14 ci metti un po'. Quindi abbiamo scelto di creare queste bellissime scritte, cassetto numero 1, 13, 21, che ovviamente sono specchiate e quindi si vedranno così perché vanno appunto apposte al nostro cassetto con il liquido transfer. E sono bellissime perché, prima di tutto, sui colori chiari si vedranno tantissimo. E noi, invece, che abbiamo queste scritte che vanno a cavallo anche stencil, alcuni punti, andremo a fare un piccolo ritocco pittorico con il Nuit Parisienne e un pennellino piccolo piccolo, in modo da dare solamente le ombre. In questo modo avremo comunque una scritta ancora più evidente rispetto al transfer, perché andiamo appunto su un colore scuro, e poi sarà, diciamo, proprio visibile a occhio nudo, e sarà molto più elegante e gentile. Quindi, mi raccomando, categoria transfer, cercate le nostre fotocopie, perché voi la ritagliate esattamente come sta facendo adesso Emma, la apponete alla superficie che vi serve. Noi abbiamo deciso di stare 2 cm dal bordo più o meno e 1 cm da sotto, vero? Più o meno così, e metteremo la scritta sia nel primo cassetto che nel secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, avanti così, sempre alla stessa altezza. In questo modo saremo molto precisi. Liquido transfer, il nostro liquido magico, pennellino. E solleviamo, mi raccomando, sempre sollevare.
Perfetto. Si soffia leggermente, perché non vogliamo assolutamente che faccia la pozzangherina. E ora calchiamo. In questo modo avremo la scritta cassetto impressa sul cassetto. E voilà, veramente veramente molto marcata. Ora, se vi piace così, perché siete su un chiaro, lasciatelo così. Altrimenti potete ulteriormente prendere un pennellino con il colore scuro e andare a ripassare leggermente l'ombra. Adesso vi fa vedere Emma com'è facile continuare e quanto sarà veloce più che altro. Il primo cassetto diciamo che non ha bisogno neanche di, vero, aiuto, no, perché è già scuro. In altri cassetti dove c'è la nostra miscela di Monster Sunset Blue ci fosse bisogno di ritoccare, io sono già qui col pennellino. Bellissimo. E voilà, vedete quanto è bello, quanto è preciso? Togli. Ed è veramente bellissimo. Dai, facciamo vedere ancora il secondo cassetto che ha un po' di stencil. Due. Ovviamente sapete che il liquido transfer trasferisce le nostre fotocopie, ma una volta sola. Una volta che la fotocopia è stata trasferita non si può più utilizzare. Perfetto. Un piccolo pezzettino che ci aiuta semplicemente a non far muovere il nostro fogliettino. E voilà. Mi raccomando, ricordate sempre che quando mettete il liquido dovete sollevare il foglietto, perché se non lo sollevate inumidisce la pittura e poi si stacca tutto. Questo è uno dei primi motivi per cui a volte non vi può venire il transfer. È importante capire, ricordarsi sempre che deve essere sollevato il fogliettino. Che se non si solleva il fogliettino fa proprio la pozzangherina sotto. Ecco qui. Lo facciamo ancora un po', anche perché sotto hai una superficie incongruente perché ha dei buchini. E quindi è ovvio, più la superficie è incongruente, meno aderisce. Molto bello, molto molto preciso. Andiamo avanti. Schiaccia bene 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 bene, perché comunque un legno morbido e assorbe bene. Bellissimo. Su questo cassetto voglio che sia più evidente il transfer, quindi lo estraggo. Che lunghi, così lavoro meglio. E con un pennellino piccolo 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 e un goccino di Noi Parisien leggermente diluito con un pochino di acqua, vado a fare leggermente l'ombra. Poco, basta veramente poco, non serve molto. È un rinforzo, una profondità. In questo modo sarà leggermente più evidente. Soprattutto in questo punto dove, come potete notare, c'è il color scuro che dà un attimino fastidio al nostro transfer. I transfer sono sempre meglio sui toni chiari, ma quando non si può si fa così. Perfetto, continuo su tutti i cassetti. È ora di proteggere il nostro mobile. Sono contenta, è venuto benissimo e adesso con un filo di cera sopra sarà molto idratato e il frontale sarà ancora più bello, perché sapete che la cera fa sbocciare i disegni in generale e li raviva moltissimo. Prendo la mia Gera Jasmine, un pennello che uso solo per le cere, e inizio. La stendo prima seguendo la pennellata, ma voglio essere sicurissima di non tralasciare neanche un lembo e quindi faccio la mia pennellata incrociata. In questo modo sono sicura di riempire bene bene le pennellate e di stendere in modo perfetto, liscio, liscio e vellutato.
In effetti, nel momento in cui poi dopo vai a massaggiare la cera, il risultato finale è spettacolare. Come viene, Emma, davanti, dove ci sono i decori? Molto bello. Bello, si ravviva? Sì. Sono contenta. Ok. Anche qui. È importante stendere bene la cera e senza lasciare segni, con pennellate molto lisce e lunghe. Ok, in questo modo andiamo proprio a idratare bene la superficie, ma soprattutto senza segni, ancora più vellutata. Ora lo proteggiamo tutto e poi ve lo ambientiamo, perché è sempre bello vedere un mobile contemporaneizzato nel nostro stile. Anche questo restyling è finito. L'abbiamo ambientato nel mio negozio perché per un po' stare qui, perché serve per stoccare diversi fogli importanti. Da qui l'importanza di avere i cassetti numerati, così ci metteremo molto meno a trovare i fogli. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti, ditemi se vi è piaciuto e provate anche voi a ritoccare con il pennellino i transfer, perché acquisiscono una profondità completamente differente. E mixateli, guardate che bello, il transfer mixato allo stencil dà un'altra profondità. Ciao!